Paolo Ceci, siamo arrivati in Cappadocia e domani si riparte con la quinta tappa. Sì, domani sarà sicuramente una bella tappa perché i piloti troveranno terreni che saranno a tratti semplici, a tratti più impegnativi. Ci saranno parti di montagna, di alta montagna, ci saranno parti più scorrevoli, torneranno ancora tante pietre, tanti canali, qualche passaggio di navigazione molto molto difficile, penso che ci sarà da divertirsi e sicuramente comunque piacerà molto anche la tappa di domani. Senti, la prima speciale 111 km, la sua caratteristica? Ma è una speciale che non ti lascia mai respiro. Oh, sei sempre sotto pressione, con continui cambi di direzione. Soprattutto già al secondo chilometro troveranno un tratto di navigazione molto difficile nei campi, che sarà difficile da interpretare. C'è molto fuori pista, perché sono parte di campi incolti e campi coltivati. Quindi sui campi coltivati dovranno contornare, mentre nei campi incolti potranno attraversarli, però sempre stando molto attenti al cap e non sarà per niente facile. Anche domani tu partirai prestissimo per andare a fare il controllo, la prevista. Questa doppia funzione, esatto, mi sta faticando un bel po', no? È una bella soddisfazione, anche soprattutto sentire che i piloti sono contenti del roadbook, questo è una soddisfazione diversa da quella di correre, ma è altrettanto importante. Grazie. Grazie a te.